Allora, chiamiamo a questo punto la seconda categoria dei premiati, categoria esordienti, una delle categorie più numerose. Partiamo dagli ultimi, così vediamo di consegnare i DVD. In orizzonte sono andati Brivio Davide, c'è? No. Prina Giancarlo, c'è Prina? Prina. No. Percesi Matteo, no. Anghileri Filippo, Cavalieri Luciano, Casiraghi Walter, Cavalieri Damiano, Casati Adriano, però Casati mi sembra l'anno scorso non ci fosse. Allora consegniamo, ripeto, il DVD a chi ha partecipato al torneo dell'arbitro dell'anno scorso: Pozzi Luca, Cariboldi Maurizio, Maggiore Alessandro, Lupo Francesco, Menegolli Cesare, c'è nessuno? Barrotta Luigi, Barrotta mi sembra di averlo visto, no. Barrotta, no? Mariani Davide, eccolo. Conti Ambrogio, Spinelli Carlo, non mi ricordo se c'era. C'era l'anno scorso Spinelli. Lupo Alberto. Lupo Alberto. Ballini Matteo. Gandola Cristiano. Borghetti Andrea. Pirovano Giancarlo. Del Piero Marco. C'è Del Piero? Ripeto, consegniamo solo a chi c'era anche l'anno scorso. Bene, siamo arrivati in zona podio. Al terzo posto, premiato da Isabella, ripeto, Valsecchi Luca. Dov'è Valsecchi? Valsecchi Luca, al terzo posto, sparito. Vabbè, andiamo avanti. Secondo posto, ripeto, categoria esordienti, Crisetti Natale. Classificato Petrinazzi Massimo. Peccato che manchi il terzo classificato. Passiamo alla categoria amatori. Direi, facciamo il contrario, qua premiamo i primi tre e poi vediamo di fare velocemente la consegna dei DVD. Allora, al terzo posto con 49 penalità. Allora, al terzo posto con 49 penalità c'è Ruti Giovanni, ripeto, categoria amatori. Al secondo posto Mariani Fabio, eccolo Mariani, e al primo posto con 33 penalità Ghiglioni Ermanno. Ghiglioni, vieni qua. Vedo che hai girato 14 penalità all'ultimo giro, qual è il tuo segreto? Ho timbrata una sola, l'ultima. Per il resto le hai trovate tutte fattibili e aperte? Sì, ho finito la gara in fretta. In quanto tempo? 3 ore e 06 minuti. Bravo, va bene. In questo caso, come vedete, un vantaggio, vabbè, è stato partire prima. Allora, passiamo alla catena, no, chiamiamo per i DVD dagli amatori, velocemente. Allora, io vi chiamo velocemente, voi se sapete di aver partecipato l'anno scorso avvicinatevi. Allora, Peracca Gabriele, Cuggia Samuele, Poggia Davide, Betti Davide, Manzoni Francesco, Pontigia Giorgio, Pontigia, Eri, Mazzini Luca, Arrigoni Roberto, Burinato Luciano, Sponcia Flavio, Rotta Luigi, Rotta, ecco, Caverio Mario.
Massimo, Patriarca Walter, Addis Mauro, Massi Robertino, Maresi Cesare, Palizzo Giacomo, Segnani Enrico, Pedretti Valentino, Orfeo Roberto, non c'è Orfeo, non ho visto Orfeo, qua. Massoletti Marco, Agliati Simone, Conti Claudio, Roz Riccardo, Alipio Osvaldo. Isabella, vuol dire qualcosa? Niente. Va bene, continuo a parlare io. Vediamo di premiare i primi tre. Al terzo posto 59 penalità, pari merito con il secondo ma con alcuni zeri in meno, Spreafico Matteo, eccolo. Al secondo posto Gianni Claudio, e al primo posto Marelli Belotti Roberto. Davide, Aldeghi Gabriele, Armanasco, Raschitelli, Brambilla Alfredo, Villa Marco, Panizza Fiorenzo, Fonciadino, Ciciliani Riccardo, Bellotti Giorgio, Mantovani Marco e Rabiosi Alberto. Concludiamo con la classifica categoria pro. Allora consegniamo in questo caso il DVD a Pomi Mauro, quinto classificato, quarto classificato De Angelis Pietro. Pietro, qui. De Angelis. Pomi Mauro, Pomi non c'è, era qua. Pomi, vieni. Pomi. Era impegnato. E arriviamo in zona podio con al terzo posto, con 104 penalità, Spreafico Stefano. Dov'è Spreafico? Era qua fino un attimo fa. Vai, vai. Spreafico, eccolo qua. Scusa. Secondo posto per Belli Paoli Massimiliano con 92 penalità. E al primo posto Ciresa Giuseppe. Dov'è Ciresa? Eccolo qua. Al primo posto nonostante che ci abbia messo 4 ore e un quarto di tempo, e quindi immagino che al terzo giro avrai timbrato numerose zone, o no? Immagino, quindi nonostante tutto vedete anche che ci ha messo tanto, è riuscito comunque a ottenere ottimi risultati.